Tommy fucking Shelby from the Peaky fucking Blinders. Questa è la mia migliore imitazione, non mi prendere in giro per favore. Il punto è che tante strategie di Tommy Shelby, anche se una serie TV, possono essere applicate nella vita reale per negoziare come un fottuto dio asceso dal paradiso. Alcuni punti del mindset di Thomas Shelby, anche se è un personaggio fittizio, possono essere applicati nella vita reale per negoziare. Quindi, se sei un imprenditore, aspirante imprenditore, se sei un professionista, un lavoratore autonomo, puoi utilizzare queste strategie che sto per elencarti, facendoti vedere alcune scene dei Peaky Blinders, per portare la tua negoziazione al prossimo fottuto livello. Prima scena, fucking get it. Come. Ah. Bad news, Mr. Shelby. We agreed 50,000 on completion of business. My wife and I have had a misfortune on the London Exchange. There's 20 there. You'll have to wait for the rest. After my people completed their task in Chinatown, they collected all the photographs, letters and checks that were causing you concern. Now I have them in a safe place. On Monday, you will give me the full £50,000 in cash. Who the fuck did a man like you get into a position of trust? Man like me? I've seen the photographs. Monday. Shelby! Allora, what's the fucking situation? C'è quel tipo che dice a Tommy Shelby: ehi ciccio, senti, abbiamo deciso X, però io ti do un pochino meno perché bla bla bla. Allora Tommy Shelby che dice? Si è preparato. Era preparato, era pronto a quella situazione. Tira fuori l'arma, tira fuori il fottuto asso nella manica, nel manico. Tira fuori qualche specie di asso molto interessante e gli dice: ehi ciccio, ecco la conseguenza se non fai quello che tu mi hai promesso. Cosa puoi tirar fuori da questo? Beh, Tommy Shelby è un pensatore strategico, anticipa le mosse dei suoi avversari. E quando tu stai negoziando con qualcuno, e soprattutto quando questo qualcuno magari non ti sta tanto simpatico, molto probabilmente porterà qualche arma sul tavolo, ok? E se stai negoziando con qualcuno che magari è di alto livello, non stai negoziando con il tipo che trovi per strada, ma con un altro imprenditore oppure con una persona che sa il fatto suo, porterà qualche leva. Sto parlando di una leva di negoziazione, che è uno strumento che tu oppure il tuo avversario potete utilizzare per convincere l'altro a fare come ti pare. Tipo ad esempio, facciamo che io adesso ti rapisco, ti porto a casa mia, ti punto una fottuta... Ce l'ho una pistola, aspetta, dov'è la pistola? La voglio. A un certo punto ti punto la pistola contro e ti dico: ehi, se non mi dai tutti i tuoi soldi, questa è la tua fine. E allora tu a un certo punto dici: senti ciccio, ti do i miei soldi. E la leva in quel momento ce l'ho io e la mia leva è questa. Anche tu molto... è fake, è finta. Le leve di negoziazione puoi averle tu e può averle il tuo avversario. Devi preparare leve di negoziazione strategiche che potrai utilizzare nel caso in cui il tuo avversario tira fuori qualche leva particolare oppure vuole incularti in qualche modo. In questo caso, anche se non conosci la storia dei Peaky Blinders, comunque puoi arrivarci, la leva di negoziazione di Tommy Shelby era semplicemente una conseguenza negativa per il suo avversario. In questo caso la sua reputazione sarebbe andata giù perché aveva fatto qualcosa di molto molto poco carino, molto brutto, con delle persone c'erano le prove foto. Significa che devi prepararti, magari te lo puoi anche segnare su carta, e anticipare le strategie del tuo avversario e preparare contrattacchi in anticipo durante la negoziazione, soprattutto quando stiamo parlando di high fucking stakes. Nella vita reale la maggior parte delle persone non conoscono questi trucchetti, ok? Nella vita reale le persone non applicano questi concetti, vanno in una situazione di negoziazione senza essere preparati, andando lì con l'ego gonfio, pensando che solamente perché sono chi sono riusciranno a vincere, ma non è così. Devi prepararti e con un minimo di preparazione automaticamente supererai la maggior parte delle persone, semplicemente perché sai questo stupido consiglio preso da una serie Netflix, BBC, sorry. Per questo semplice consiglio molto probabilmente potrai vincere sulla maggior parte dei tuoi avversari se sei disposto ad eseguire la preparazione necessaria. Guarda questa scena. Do you want tea? Inspector, I responded to your invitation because I want us to understand each other. I'm a businessman. I want to make my business successful. And I want my city run peacefully. Well, if the city is peaceful, business can thrive. So we are on the same side. I think perhaps we could be. How can we be on the same side when I see things like this? My men found this in the bedroom of a known communist. It has your sister's name on it. I've already dealt with the situation. You and your specials will leave my businesses alone from now on. No more raids into our territory. No more smashing up pubs. No more lifting my runners. You will turn a blind eye to all of my gambling operations. Also,
I am planning an expansion onto the racetracks. I intend to do business with Billy Kimber, who runs most of the legal trackside betting outside of London. He has policemen on his payroll. I want you to put in a word with the Chief Inspector of Gloucestershire that his men should leave me alone when I make my move. Forgive me, I don't seem to have a pen to write down this rather long list of demands. And what do I get in return? I have what you're looking for. I have the guns. What guns? We're not here to play games. Wait, wait. 25 Lewis machine guns, 50 carbines, 10,000 rounds of ammunition, all in a crate bound for Libya. Stolen from the BSA factory proofing bay. Guessing they sent you to Birmingham to get those guns back. I have left word with men I trust that if I am taken into police custody for whatever reason, those guns will be shipped to Liverpool. From there, they will be sent directly to Belfast and sold to the Irish Republican Army. All your good work in Ireland will be undone. Each stolen weapon is numbered and marked. If I sell them to the IRA, it won't be long before Mr. Churchill finds out. If those guns reach Belfast, your life in the force is over. And I've achieved what I've set out to achieve. I will let you know where to find the guns. You'll be a hero. You'll probably get a medal. I'm a fair man. It's a fair offer. Do we have a deal? I need an answer. Right now. Very well. But I'd prefer if we don't shake hands on it. Cosa sta succedendo? Tommy Shelby è andato in una situazione di negoziazione con uno dei suoi nemici della prima stagione. Questo suo nemico è Campbell, Mr. Fucking Campbell. Fucking Campbell, nome di merda, lasciamo stare, il suo accento fa schifo. Mr. Campbell voleva una cosa, Tommy Shelby voleva un'altra cosa. E cosa ha fatto Tommy Shelby? È riuscito ad allineare i loro interessi e a dire: senti, noi abbiamo due interessi diversi, però se questa situazione specifica accade, entrambi riusciamo a raggiungere i nostri interessi. Questa è la capacità di un buon negoziatore di allineare i propri interessi con quello dell'altra persona e dire: ehi, lavoriamo insieme, arriviamo al nostro obiettivo. E un'altra cosa molto importante da tirar fuori da questa scena: conoscere il tuo avversario. Devi conoscere il tuo avversario talmente bene che sai esattamente che cosa vuole. Se tu sai bene cosa vuole o cosa non vuole il tuo avversario, potrai utilizzare quello come leva per convincerlo a fare ciò che vuoi tu. In altre parole, potresti chiamarla minaccia, potresti chiamarlo: io ti minaccio di fare questo o di non fare questo, quindi di darti X o di toglierti Y se non mi dai quello che io voglio. Questo, ragazzi, è la base della negoziazione. Questo qui è il consiglio più importante che io riesco a darvi: sapere cosa l'altra persona vuole. In copywriting, in marketing, mi occupo di copywriting, insegno a persone come fare copywriting, ovvero come vendere per iscritto. In copywriting questo lo chiameremo pain point, punto di dolore, ovvero che cosa spinge l'altra persona ad entrare in una situazione di negoziazione, nel caso del copywriting, a considerare l'acquisto di un prodotto. Adesso guarda questa scena e non è quello che pensi, è molto particolare e la lezione forse ti lascerà un po' a bocca aperta, però ne vale la pena. Senti. Holy shit, it's Billy Kimber. Is there any man here named Shelby? I'll get these men a drink. Everyone else go home. He says you wanted men called Shelby. You've got three of them. Oh, I never heard of you. And then I did hear of you, some little diddy coy razor gang. I thought to myself, so what? But then you fucked me over. So now you have my undivided attention. By the way, which one am I talking to? Who's the boss? Well, I'm the oldest. Clearly. Are you laughing at my brother? Right, he's the eldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you. Because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. There were suspicious betting patterns at Kempton Park. A horse called Monaghan Boy. He won by length twice and then finished last with £3,000 bet on him. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? I'm Mr. Kimber's advisor and accountant. And I'm the fucking boss, okay? Right, end of parlay. You fixed the race without my permission. You fucking gypsy scum. I am Billy Kimber. I run the races, and you fixed one of them, so I'm gonna have you shot against the post. Mr. Kimber. Look at it. That is my name, and it's from the Lee family. You were also at war with the Lees, Mr. Kimber, am I right? You need help. Perhaps we should listen to what Mr. Shelby has to say before we make our decisions. Right, the Lees are doing a lot of talking at the fairs. They have a lot of kin. They are saying the racetracks are easy meets because the police are busy with strikes. Now, we have connections. We know how they operate.
You have muscle. Together we could beat them, divided, maybe not. I admire you, Mr. Kimber. You started with nothing and built a legitimate business. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. Nobody works with me. People work for me. Pick it up, Pikey. Sit down. It's for your ceiling. Thank you, Mr. Kimber. Questa è tra le prime scene di negoziazione dei Peaky Blinders ed è con Billy Kimber. Billy Kimber è un figlio di puttana, però un figlio di puttana con un ego quanto una casa, quanto un fottuto grattacielo. Questo tipo è estremamente arrogante. Shelby lo analizza, lo guarda a testa a piedi e capisce, ok, questo tipo è arrogante. Questo tipo c'ha l'ego enorme, ma non perché crede veramente di essere qualcuno, bensì perché è altamente insicuro. Ogni cosa che gli dici che potrebbe mettere in dubbio la sua autorità, lui la prende come grandissima offesa. Se la prende, vuole dimostrare di essere qualcuno. Quindi lo strumento che Tommy Shelby usa a suo vantaggio è la sua arroganza. E puoi riassumere questo specifico scenario, questa situazione, con un'espressione: know your fucking place. Devi sapere qual è il tuo posto e devi rimanere al tuo posto. In questo caso, in questo scenario specifico, in questo momento della serie, Billy Kimber è qui, Tommy Shelby è qui. Ok? Tommy Shelby è sotto e lui riconosce questa cosa. Ha meno potere di Billy Kimber. Billy Kimber potrebbe farlo fuori in qualsiasi momento. Se vuole farlo, lo può fare. Pertanto Tommy Shelby riconosce questa cosa e decide di fare il fottuto ruffiano. Decide di leccargli il culo per inflazionare il suo ego fino a farlo esplodere e far sì che lui apra le orecchie per ascoltare. I consigli che devi tirare fuori da questo scenario sono due. Numero uno, know your fucking place. Sai qual è il tuo posto e rispetta il tuo posto. Non fare finta di essere superiore all'altro se non lo sei. Numero due, conoscere bene la personalità del tuo avversario, perché potrai utilizzare i suoi difetti o i suoi pregi come vantaggio. Se una persona particolarmente arrogante in questa maniera qui, puoi usare la ruffianaggine a tuo vantaggio e sfruttarla per inflazionare il suo ego, come ha fatto Tommy Shelby. E qui c'è, ragazzi, c'è una dinamica estremamente importante del potere che non c'entra col video, però voglio comunque darti questo consiglio perché so quanto potrebbe esserti utile nella vita giorno day by day, oppure anche nella tua vita professionale. Il punto, ragazzi, non è dimostrare di avere potere, bensì avere veramente potere. In questa situazione colui che ha il potere è Tommy Shelby, ok? In questa situazione di negoziazione, quindi in questo contesto, Tommy Shelby ha il potere, ma sembra che ce l'abbia Billy Kimber, perché non è dimostrare di avere potere, non è come Billy Kimber che vuole dimostrare di avere potere, è avere veramente questo potere, che molto spesso non coincide agli altri che riconoscono a te che hai questo potere. È una dinamica molto importante ed è una cosa che devi capire prima o poi nella vita, se veramente vuoi lavorare con altre persone e magari essere un buon leader, portare avanti un team di persone con successo. Voglio darti adesso un altro paio di consigli che sono un po' out of the blue, che sono un po' senza le scene di Peaky Blinders da guardare, però sono molto carine, quindi stammi dietro per questa ultima parte perché sono altri consigli valorosi. Allora, non mostrare stress ed emozioni. Potrei farti vedere qualsiasi scena di Peaky Blinders, Tommy Shelby è sempre così, è apatico, non mostra emozioni perché non vuole dare niente all'avversario a cui aggrapparsi, non fa vedere se è stressato, se è felice, se non è contento, è vuoto in faccia. Non dico che devi essere così, perché chiaramente questo è portato all'estremo per una serie TV, per effetto cinematografico, no? Però nella vita reale, se mostri emozioni, soprattutto se mostri emozioni negative, le persone le useranno contro di te. È un mondo di merda là fuori, ok? Non ci sono farfalline, rose e prati fioriti. È un mondo di merda e le persone useranno qualsiasi cosa, riusciranno ad aggrapparsi contro di te. Magari puoi sfogarti dopo, però nella negoziazione ti conviene tenere tutto dentro di te e mostrarti sicuro e calmo all'esterno. Numero due, costruisci una reputazione. Nei Peaky Blinders Tommy Shelby è un gran figlio di puttana, tutti sanno chi è e tutti sanno che tipo di lavoro svolge per, diciamo, far capire chi comanda in certi contesti. Questa specifica dinamica la puoi applicare tu in una maniera un po' diversa. Non devi andare là fuori e minacciare le persone di morte per riuscire a fare il tuo lavoro da copywriter. Devi andare là fuori e costruirti una reputazione con altre strategie, utilizzando il tuo sito web, i tuoi social, video, contenuti e soprattutto strategie di copywriting giuste. Quindi devi comunicare bene la tua reputazione, così ancora prima di negoziare con te le persone sono tipo, oh shit, questo tipo sa quello che sta facendo, questo tipo sa il fatto suo. Arriveranno che parleranno con te e si saranno già fatti un'idea positiva di te e sarai più pronto ad affrontare qualsiasi cosa ti buttino contro. È per quello che è importante la comunicazione e per quello che è importante il copywriting. Prossimo consiglio: se giochi in casa, usa a tuo vantaggio. Questo lo puoi vedere in questa scena di Peaky Blinders, non te la sto a far vedere tutta, ma comunque Tommy Shelby dice a Michael, oi, tu stai seduto e sorridi. Dice ad Arthur, tu stai in piedi accanto alla finestra e non sorridere. Perché? Perché sta giocando in casa, sta cercando di avvolgere il suo avversario Oswald Mosley in questa dinamica che lui ha il potere, che lui ha il controllo, è in casa sua, nel suo ufficio.
ufficio, circondato dalle sue persone, dalla sua gente, dalla sua famiglia, sta vincendo lui. Quella situazione, dire il vero, Oswald Mosley era talmente bravo e aveva talmente tanta leva di negoziazione che ha vinto lui, però è comunque un buon indicativa: se giochi in casa, usa il tuo vantaggio, crea un contesto proprio fisicamente che comunichi che tu sei di alto valore, che tu hai il controllo della situazione. E queste cose sono molto subdole, che le persone non le percepiscono subito, magari anche a livello inconscio uno lo percepisce, ma semplicemente funzionano, sono strategie un po' avanzate, devi renderle realistiche, non devi diventare strano, uno psicopatico che mette i muri dipinti di rosso per far paura. Cioè, sto facendo esempi che devono essere applicati con riguardo e devi prendere quello che ti dico con le pinze, ok? Voglio che tu sia realistico, il context è importante. Prossimo consiglio: utilizzare il contatto visivo, guardare le persone, perché altrimenti sei unconfident. Uno che negozia in questa maniera guardando giù è un po' imbarazzato e c'ha un pochino paura e non, capito? Una persona che si comporta in questa maniera non è una persona sicura. Come fa a vincere la negoziazione? Se io ti sto guardando negli occhi, ti sto fissando con sicurezza, con confidence, vincerò la negoziazione. Ci sono più probabilità che io vinca la negoziazione semplicemente perché sono extremely fucking confident. Questi erano i consigli per fucking negoziare come Peaky Fucking Blinders. Spero che i consigli siano stati apprezzati da te, ma stai attento a una cosa: sapere come negoziare ti serve nella vita, magari con persone sconosciute, magari con la tua professoressa, magari con un professore d'università, magari col tuo autore di lavoro, un potenziale cliente. Però tutte queste informazioni sono inutili a livello di profitto, a livello di soldi, di dinero, che è quello di cui parliamo su questo canale. Tutti questi consigli sono inutili riguardo i soldi se non hai una carriera, se non hai un servizio da vendere, se non hai qualcosa da mettere là fuori. Questa roba non la puoi veramente applicare e sfruttarla fino in fondo per farci profitto, per farci soldi. Tu sei interessato a fare soldi con questi consigli? Se tu sei interessato ad applicarli per generare profitto, ho un percorso per te, ho un consiglio da darti. Clicca il primo link nella descrizione, c'è un corso che ho preparato che si chiama Copywriting Mentorship. Ti insegno come utilizzare, come sviluppare partendo da niente, partendo da zero, la skill del copywriting, e poi come trovare clienti applicando questi concetti di negoziazione. La tua vita sarà molto più facile, potrai chiudere clienti, letteralmente cambiare tua vita, fare i soldi che hai sempre voluto fare grazie al copywriting. Quindi se ti interessa questa cosa, clicca il primo link in descrizione, il corso è fighissimo e tra pochissimissimi giorni il corso chiude, le iscrizioni al corso chiudono, pertanto ti consiglio di darci un'occhiata in questo esatto istante. Ci becchiamo lì dentro, grazie per avermi seguito, iscriviti se vuoi più contenuti del tipo, perché pubblico ogni giorno per i prossimi 5-6 giorni, pertanto fallo. Ci becchiamo nel prossimo video, bye bye.